So che anche i creativi ti hanno fatto i complimenti, vi hanno fatto i complimenti per questo evento, il primo a essere riuscito ad appropriarsi della metropolitana milanese, quale parliamo ovviamente di Fast Line, Fast Web. In realtà era una cosa da psicanalizzare in tutti i creativi italiani che vogliono sempre fare qualcosa in metropolitana. Noi ci siamo riusciti, devo dire che ci siamo riusciti, siamo riusciti ad addobbare una metropolitana in una maniera molto, diciamo, scenografica. Tra l'altro, ecco, questo evento rappresenta un po', ne parlavo prima anche con il manager Fastweb, no? La nuova comunicazione, insomma, l'evento che si sdogana da esperienza tattica per diventare strategica alla stregua degli altri media. E voi, tra l'altro, agenzia creativa, che ne prendete in mano le redini creative, realizzate questo primo di Milano, ma poi, insomma, il format resta vostro, mentre c'è in corso una gara per quello che riguarda gli altri 12 che si svolgeranno sul territorio. Insomma, si parte da ovunque, non esistono più regole. Guarda, sì, è il bello di questo momento del nostro lavoro, questo periodo un po' di crisi, diciamo, che forse un po' dall'esigenza di inventarsi qualsiasi cosa, un po' dall'altra parte che comunque, diciamo, che le frontiere tra un canale e l'altro sono crollate. Infatti non starei neanche più a parlare di evento digital, cioè un evento che ha una ripercussione su un certo tipo di mezzi e di supporto. Siamo molto contenti perché, diciamo, che in sé l'evento è un po' quasi una rappresentazione teatrale, un misto tra un evento e un flash mob in cui tutto è stato scenografato, come la fermata della metropolitana di Tokyo Shibuya, e reso credibile quanto più possibile. Ovvio che siamo nella finzione pubblicitaria, però l'evento è molto più sorprendente, a mio avviso, di quello che poteva essere l'effetto di uno spot televisivo. Tra l'altro, insomma, c'è anche l'hashtag, quindi evento che poi si ripercuote non solo in affissione, perché è anche pubblicizzato in esterna, poi la pubblicità che lo richiama, ma anche, insomma, in tutto quello che è il canale dei social. Sì, assolutamente, diciamo che la cosa carina, una delle tante cose carine, è quello che tu puoi fare tag chiaramente a Moscova, in realtà risulteresti a Shibuya, per cui fa leva anche su questa voglia di condividere con gli amici, eccetera, il posto in cui si è. E poi c'è anche un minimo di realtà aumentata che ti praticamente traduce le affissioni in giapponese, traducendoti i testi in italiano. Diciamo, è stato fatto tutto anche un po', è stato curato tutto anche nei minimi dettagli dal punto di vista di quello che ci interessa di più anche a noi, che è per esempio l'art direction. Abbiamo preso 5 coppie creative, le abbiamo fatto fare ognuno una campagna chiaramente declinata in giapponese. C'è stata una ricerca spasmodica anche dal punto di vista della grammatica della comunicazione, anche dal punto di vista copy. Diciamo che è stata una bellissima esperienza per noi. MC Saci, insomma, in questi pochi anni di vita, perché poi non è molto che esistete, sembrate trovarvi pienamente a vostro agio in questa rivoluzione della comunicazione, a giudicare, insomma, anche dai successi. Però, ecco, e continuate anche a assumere, perché è recente anche la notizia di nuovi ingressi nella vostra società. Ma come tutto questo va d'accordo con l'esigenza, insomma, di agenzie sempre più liquide? Cioè, la liquidità non significa precarietà. No, la liquidità non significa precarietà. Ci sono tanti stereotipi e luoghi comuni su queste vicende. Diciamo che però molti clienti, quando vengono da noi, richiedono dei team specifici. Noi costruiamo dei team a mano che prendiamo i clienti. E probabilmente altre realtà possono permettersi di avere dei team un po' più fluidi tra un cliente e l'altro. Noi dipende dai clienti. Ci sono dei clienti che ci hanno chiesto dei team specifici composti di un numero preciso di persone con delle caratteristiche precise, e quelle sono le persone. Per cui all'aumentare i clienti esponenzialmente aumentano anche le persone, ma è abbastanza matematico, non è né una volontà di prendere persone così né di ingrandirci più di tanto. Sta succedendo questo e noi siamo professionalmente obbligati a dare il massimo del servizio ai clienti per cui lavoriamo. In tutta onestà, insomma, sentite di poter dire: noi abbiamo superato finalmente il bisogno di dire digital, non digital, vecchio media o nuovo media, insomma, si ragiona nuovo a prescindere? Sì, io dico sempre che secondo me ormai non esiste più il fatto di parlare di digital o non digital, secondo me, diciamo, ma io non l'ho mai pensato. La cosa che ho pensato pienamente è il fatto di comunicare dal punto di vista delle idee, cioè avere delle idee semplici che poi possono essere chiaramente applicate nella vita di tutti i giorni. Siccome oggi la vita di tutti i giorni è
chiaramente piena di smartphone, di Facebook, hashtag e quant'altro, è chiaro che le idee vanno a vivere qui sopra, per cui diciamo è abbastanza naturale questa evoluzione. Si vive bene insomma da agenzie anche in assenza dei grandi budget, che un po' una volta anche come gare, ecco, togliamo poi alcuni film, perché cito l'ultimo vostro, Pirelli, insomma era veramente una produzione di quelle con la P maiuscola, però se ne vedono poche, insomma si vive bene lo stesso, cioè la nuova comunicazione crea valore in ogni caso. Assolutamente sì, io penso che la parola chiave sia sempre rilevanza, per cui poi a seconda del mezzo in cui tu decidi di promuovere il messaggio, se è qualcosa di rilevante e di significativo per le persone che fruiscono il messaggio, va bene, se no no, se no puoi fare un po' di awareness, ma magari per dei marchi che sono più sconosciuti. Se parli con delle marche di un certo nome, di un certo valore, che hanno superato questa fase, mi devo far conoscere, devi comunicare delle cose che abbiano un significato, quantomeno, se non un valore. Parliamo di dati, insomma, come si è chiuso il 2012 e il 2013, ma gare, se potete dire, o ambizioni o insomma ipotesi. Dunque, le gare, abbiamo adesso una gara per ADV Express, non so se questo lo puoi pubblicare, però va bene. No, a parte gli scherzi, diciamo dal punto di vista delle gare, io devo dire anche con mio sommo dispiacere che spesso adesso sembrano un po' così sopra le righe, però purtroppo un paio di gare le abbiamo anche dovute rifiutare per mancanza proprio di tempo in questo momento stiamo cercando, per non serietà della gara a prescindere. No, io guarda, quel discorso ormai lo lascio a Costa, se la vede lui, è tutta la parte diciamo organizzativa della la sua comunicazione, speriamo che ci riesca, però detto questo no, assolutamente non per quello, ma cerchiamo di rassodare, se così si può dire, i rapporti che abbiamo con i clienti che abbiamo già acquisito, cercando di ottenere i risultati. Io avevo detto in una tua intervista un paio d'anni fa che probabilmente abbiamo vinto le elezioni, dovevamo attuare il programma, in realtà adesso noi stiamo attuando il programma, questo esperimento di oggi è una di quelle cose, quello che stiamo facendo su Sky è un altro diciamo un'altra sfida che ci prende tutti i giorni tantissimo. Quello che facciamo su Autogrill, per esempio, gli ultimi lavori che stiamo, anche degli ultimi brief che ci stanno arrivando da Autogrill, sono interessanti dal punto di vista diciamo del territorio, quindi non lo so, stiamo cercando di far bene quello che ci abbiamo adesso, ovviamente. Dopo mi spieghi la DV Express gara, perché non la passi liscia così, però ecco, in termini di numeri, giusto per quantificare tutto questo. Numeri? Del 2012. Ma numeri dovresti parlare con il mio socio Carlo Noseda, non perché non voglio dirlo, ma perché ne sa sicuramente di più. No, diciamo che si è chiuso bene l'anno, siamo contenti, siamo tranquilli, si lavora tantissimo, molto più di prima. Noi non abbiamo mai lavorato così tanto, onestamente, non è che siamo due scansafatiche, però sicuramente oggi come oggi fare questo lavoro ti richiede molto più impegno, molta più presenza, molta più velocità, la risposta deve essere immediata, e se noi vogliamo trovare la nostra via come MC Sacci, è ovvio che dobbiamo trovare una via nostra e non cercare di scimmiottare quello che fanno le altre agenzie, perché sennò giustamente uno va dall'originale, non viene dalla copia.